Amici di YouTube, io sono Davide Netto, come sempre benvenuti nel mio canale, benvenuti in un nuovo video dedicato alla mobilità elettrica. Dopo diversi mesi si ritorna a parlare del marchio Renault e lo facciamo brillantemente con la nuova Renault 5. Un ritorno al passato, un ritorno attuale a quello che è un'auto che secondo me venderà tantissimo. Primo, perché abbiamo un veicolo da città 100% elettrico compatto, dal design sempre sorprendente, perché Renault colpisce sempre gli utenti con questo suo design bello, affascinante, particolare, e lo avevamo visto già nella Megane, nella nuova Megane 100% elettrica. Beh, la Renault 5 secondo me ha quel qualcosa in più, che è appunto il prezzo. Il prezzo, perché il prezzo sarà di almeno 25.000 o qualcosa in meno. Insomma, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere questa rivoluzione. Troverete già nel web tanti video dedicati alla Renault 5. Ovviamente ognuno dice la sua, ognuno dice il parere. Andiamola a scrutare e andiamo a vedere, secondo il mio punto di vista, quali sono i pro e quali sono i contro. Bene amici, andiamo a vedere questa Renault 5, guardatela com'è bella, 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 la stiamo guardando sul sito ufficiale di Renault e guardate che spettacolari colori, verde, giallo con questo rosso col 5 sopra, nera, bianca, bellissima, però il giallo è davvero, davvero molto sportiveggiante. Qui possiamo cambiare il colore. Vedete, in questo momento sto cambiando il colore, quindi possiamo vedere un po' il tutto. Allora, andiamo subito al nocciolo della questione. L'autonomia della versione full optional, autonomia top di gamma, 400 km WLTP. Passa dal 15 all'80% di autonomia in 30 minuti. Come solito Renault, abbiamo una ricarica in AC che è molto più veloce di auto anche più costose. Infatti abbiamo la famosa ricarica a 22 kW che già abbiamo visto in qualche auto già 100% elettrica. Vi ricordo che il principio di Renault è quello di elettrificare proprio tutte le auto nel corso degli anni. Detto questo, vedete qui abbiamo proprio abbiamo in pratica, dove sta scritto 5, abbiamo la scritta battery, perché qui dovremo vedere, penso, l'autonomia residua, oppure compare il 5, boh, non lo so, poi andiamo a vedere. Comunque andiamo a vedere il top di gamma a 150 cavalli con una coppia di 245 Nm. Ancora, per quanto riguarda l'interattività, la tecnologia, abbiamo l'Open Relink con Google integrato, comandi vocali, navigazione in tempo reale con oltre 50 applicazioni, novità assoluta, interagisci con Renault, l'avatar ufficiale Renault, un compagno di viaggio con una personalità unica proprio come Renault 5.
Abbiamo il doppio schermo che già abbiamo visto in altri veicoli Renault, 2x10 pollici. Insomma, non è semplice trovare una vettura 100% elettrica con tanta tecnologia come i veicoli che troviamo sul mercato, molto più costosi sempre per quanto riguarda la categoria 100% elettrica. Responsabile, zero pelle, tessuti dei sedili realizzati al 100% con materiali riciclati, 20% di plastica riciclata, Renault 5 ecosostenibile. Andiamo ancora avanti. E qui in pratica abbiamo un po' il fanale, un po' il fanale antico, dove in pratica qui vediamo la tecnologia di com'era prima nel passato, e poi vediamo qui come è diventata adesso nell'attuale tecnologia. Ancora andiamo a vedere navigazione in tempo reale, comandi a vocale, oltre 50 applicazioni, sistema multimediale con Google integrato, i servizi connessi Renault, insomma tutta la tecnologia che già andiamo a trovare in altri veicoli della Renault. Qui andiamo a vedere un po' quello che è l'interno, il volante molto carino, interni molto carini, abbiamo qui queste bocchette dell'aria climatizzata che vanno a richiamare quelli che sono i fanali anteriori della macchina, climatizzatore automatico, abbiamo tutto a portata di mano per quanto riguarda lo schermo. Vedo qui un po' di manopole, ma sembra che abbiamo qui una manopola, abbiamo qui un'altra manopola, speriamo, diciamo, che non ci sono tutte le solite manopole come Renault, perché altrimenti per me sarebbe già un dato negativo riempire il volante con troppe manopole. Esperienza di guida connesso, usufruisci del meglio di Google e Renault 5 e troverai tutte le tue applicazioni, questa è un'altra cosa positiva. E ancora, il tuo compagno di viaggio è Renault, questa è un'altra cosa molto molto carina. Allora, detto questo, acquista Renault 5 Pass, non si può ancora acquistare la macchina, però si può prenotare. Andiamo a vedere i modelli, scegliamo appunto la macchina che attualmente, ripeto, non è ancora acquistabile, è uscita da poco dal salone di Ginevra, e quindi bisogna iscriversi al programma, creare l'account e fare in modo di essere uno dei primi ad averla prenotata. La macchina, secondo il mio punto di vista personale, pro è che è un'auto che secondo me venderà tanto per il suo design, perché è un design che secondo me attira parecchio i giovani. Un altro pro a favore è il fatto di essere compatta ed è ottima a mio avviso per la città. Un altro pro a mio avviso che ha tanta tecnologia, quindi non fa invidia a auto che magari costano 50, 60, 70 mila euro, perché qui abbiamo un po' tutta la tecnologia che troviamo già in veicoli che costano molto di più. Ancora un altro pro di questa macchina è che la vedo molto molto sportiva, quindi secondo me andrà a raccogliere un bel bacino di utenza, non solo di giovani, non solo di persone magari un po' più grandi di età, ma anche persone, soprattutto un pubblico molto molto giovane. E infine la chicca pro, secondo il mio punto di vista, è il prezzo, perché attualmente si sta muovendo il mercato dei prezzi, e quindi il prezzo di 25.000 euro, qualcosa in meno, qualcosa in più, è un prezzo davvero da prendere in considerazione per avere finalmente un'auto elettrica. Non ci sono più scuse. Ma andiamo a vedere anche i fattori negativi, secondo il mio punto di vista personale. Il fattore negativo, secondo me, è l'autonomia. Potevano realizzare un'autonomia un attimino, diciamo, un po' migliore, arrivare almeno un 500 km in WLTP. Purtroppo l'autonomia, secondo me, è ancora il punto debole di Renault, che dichiara 400 km, però poi bisogna vedere un attimino sul banco di prova su strada. Penso che netti, penso, secondo il mio punto di vista personale, che ne potrà fare un 300, diciamo, proprio netti. Però, diciamo, è una macchina che, se vuoi iniziare a camminare in autostrada, beh, 400 km autonomia WLTP
accendi il clima, la strada, quello e quell'altro, è un po' pochino, perché poi diciamo che questo è un dato di stima, però il dato vero e proprio reale si sa che non è mai quello che viene scritto. Quindi questo secondo me è l'unico aspetto negativo. Non ho altri aspetti negativi, perché considerando il prezzo, considerando il design, la tecnologia e tutto quello che offre Renault, non mi viene da dire altro su due piedi in questo momento. Fatemi sapere cosa pensate della nuova Renault 5. Questa è solo una presentazione iniziale, un pensiero iniziale di quello che penso della nuova Renault 5, e continuate a seguirmi perché magari prossimamente l'andiamo a scoprire insieme. Un saluto, un abbraccio, ciao da Davide Net.